Ciao mamma. Ciao. Ciao Paola. Ciao papà, ti aspetto in fabbrica. Ricordati di passare da Susy. Perché? Paolo, ma non lo sai che è la sua festa? Ah già, è vero. Beh, ci passerò più tardi. Ah, hai letto i programmi universitari che ci hanno spedito dalla Germania? Non ancora. Sarebbe opportuno che lo facessi perché devi partire al più presto. Ecco papà, voglio essere sincero. È meglio che tu lo sappia subito. Non credo che potrò partire. Cosa dici? Vedi papà, avrei già voluto parlartene. Mi trovo in una situazione che mi impedisce di andar via. E cioè? Che vuoi dire? Ecco... Ada, per favore, vuoi lasciarti solo? No, mamma, è meglio che mi ascolti anche tu. Ho conosciuto una ragazza. E le voglio bene. Una ragazza? Sì, una ragazza umile, non ricca come Susy, ma io pensavo di... Ma Paolo, non sarà un capriccio. No, mamma. Ci ho pensato bene. Vorrei sposarla. Sposarla? Ma è assurdo. Preferisco credere che sia un capriccio, come pensa tua madre. Ti ripeto che non è un capriccio. Vorrei sposarla, papà. Non avrà le nostre relazioni sociali, non sarà del nostro ambiente. Ma non credo che questo sia più importante del bene che le voglio. Basta! Basta così, Paolo. Ti sarei grato se non mi parlassi più di questa storia. D'altra parte, ritengo necessario per i tuoi studi e per il tuo avvenire che tu vada in Germania. Perciò, preparati a partire prima del previsto. Scusami, papà, ma ora non posso andare. Non essere testardo, obbedisci. Ne riparleremo al tuo ritorno. Ma posso benissimo specializzarmi qui. C'è un'ottima scuola. Vedo che purtroppo non ci siamo capiti. Paolo, sei proprio deciso a non lasciare quella ragazza e a non partire? Sì. Allora... D'ora in poi non avremo niente altro da dirci. Ma Gianni... Ti prego, cara, non contraddirmi. Vuoi dire che devo andarmene? Oh. Un giorno o l'altro dovrò pur finirla questa università. In questo modo avrò un po' più di tempo libero. Ma intanto lì avevi un mensile assicurato. Mentre adesso... Adesso che cosa? D'altronde non poteva continuare in eterno. E poi è stato meglio così. Anziché aspettare che mi licenziasse lui, ho preferito andarmene io. E poi, signorina, si ricordi che sono quasi ingegnere. Per il mio lavoro potrò guadagnare molto di più che non facendo l'autista. Ma io te lo dicevo, invece tu andiamo qui, andiamo lì, sembrava tua quella macchina. E io che non mi ero accorto di niente. Ma come farai adesso? Ma signora, io ho una professione. Con i miei disegni per adesso andrò avanti bene. E poi, appena mi sarò laureato, ci sposeremo. E andremo ancora in giro con la macchina.